Buongiorno, ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Allora, oggi voglio proporvi un nuovo tutorial. Andremo a realizzare insieme questi orecchini che io amo tantissimo. Ho utilizzato per la prima volta queste perline, sono le Helios per Pucca. Credo siano le ultime uscite in casa Pucca, sono uscite in realtà da un po', però non è da tantissimo che io le ho prese e me ne sono follemente innamorata, forse perché hanno questa forma che mi fa pensare a una rondinella, non lo so. Fatto sta che ho già altri 4 progetti pronti con queste perline, perché proprio veramente mi piacciono un sacco, ma ve li farò vedere un po' alla volta ovviamente. Oggi ho pensato di proporvi questi, sono veramente molto molto semplici da realizzare. È un orecchino né troppo grande né troppo piccolo, diciamo una mezza misura. È bello rigido, bello compatto come sempre, vedete, bello piatto. E oltre appunto alle Helios ho usato Super Duo, perle da 4 e da 6, mezzi cristalli e rocaille, mi sembra, sì, null'altro. E niente, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto. E ora vi lascio ovviamente alla lista dettagliata del materiale che ci servirà per realizzare questi orecchini e poi via con il tutorial. Per realizzare questo progetto ci occorrono le Helios, me ne basteranno 4 per ciascun orecchino. Io utilizzo la colorazione Opaque Blue Ceramic Look che ho preso da perline Fimo & Co. Poi ci serviranno Rocaille 110 e 150 della Miyuki. La colorazione che uso io come 11 è questa, Duracoat Opaque Autumn, non so come pronunciarlo, comunque sono le 4456 che ho preso da Hobby Perline. E come 15 invece la classica colorazione Metallic Bronze 457, sempre Miyuki. Poi ci serviranno Super Duo, io uso 2 colorazioni ma potete benissimo utilizzare un unico colore. I colori che uso io sono le Pastel Montana Blu, che sono queste, e poi questo bellissimo colore che ho preso da Cadoro, che è il Blue Turquoise Silk Matte. Poi ci serviranno perle da 4 e perle da 6. La colorazione per entrambe che uso io è questa, è la Khaki, che ho preso sempre da Perline Fimo & Co. Poi ci serviranno mezzi cristalli da 4 mm, questi sono i Metallic Suede Blu. Ovviamente vi servirà un perno o una monachella. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo classico filo Fireline da 0,15. Il primo passaggio da fare è quello di mettere sull'ago 4 perle da 4 alternate a 4 rocaille 150. Poi ho chiuso a cerchio, sono ripassata in tutte le perline, ho fatto il doppio nodino ed ora sto uscendo con il filo da una delle rocaille 150. Adesso inserisco sul lago una 15, una 11, due super duo, un'altra 11 e un'altra 15. Salto la perla e mi inserisco nella 150 dopo e tiro il filo. E ripeto questo inserimento per altre 3 volte. Ora sto uscendo con il filo dalla 11 che precede le super duo. Metto sul lago 3,15,0 e mi inserisco nel foro superiore della Super Duo subito dopo e tiro il filo. Tra le due Super Duo andrò a inserire un'altra Super Duo, solo che io cambio colore, quindi quelle blu, e punto sempre nel foro alto della Super Duo dopo e tiro il filo. Adesso di nuovo sul lago 3 rocaille 15,0 e mi inserisco nella prima rocaille che trovo dopo, nella 110, e tiro il filo. Ora metto sul lago una 110, salto le 15 successive e mi inserisco nella 110 dopo, questa, e tiro il filo. Quindi mi trovo di nuovo ad uscire prima delle super duo. E ripeto questi passaggi fino a completare tutto il giro. Ora sto uscendo con il filo dalla prima rocaille dopo le super duo, dalla 15,0, metto sul lago una 15, una Helios, una 15, due super duo e un'altra 15, così appoggio il lavoro per farvi vedere meglio. Porto tutte queste perline a fine filo e senza inserire null'altro sul lago mi inserisco nell'altro foro della Helios dall'alto verso il basso, così,
e tiro il filo. Metto sul lago un'altra 15-0 e mi devo inserire nella 15-0 che precede le super duo, in questa, e tiro il filo. Ora, senza mettere niente sul lago, passo nelle super duo e nella prima rocaio il 15-0 e ripeto questo passaggio per altre 3 volte. Terminato il giro, sto uscendo con il filo dal foro superiore di questa super duo. Ora metto sul lago una perla da 4, una 11-0 e due 15-0 e mi inserisco nella 15-0 che precede il super duo, nelle due super duo e nella 15 seguente, in questa qua. Quindi devo uscire dalla 15-0 dopo le super duo. Adesso metto sul lago due 15, una 11 e una perla da 4, quindi questo inserimento è speculare all'altro, quindi 2 15, una 11 e una perla da 4 e mi inserisco nel foro superiore della super duo e tiro il filo. Quindi ripeto questo passaggio fino a completare tutto il giro. Ora sto uscendo con il filo dalla 15 0 dopo la 11, questa. Metto sul lago una 11 e una 15 e mi inserisco nel foro superiore della prima super duo che trovo, questa, e tiro il filo. Tra le due super duo andrò a inserire un'altra super duo, però dell'altro colore, quindi con le azzurre per me, puntando sempre nel foro alto della super duo accanto e tiro il filo. Poi metto sul lago una 11 e una 15 e mi devo inserire nella 15 e nella 11 che precedono la perla da 4. Vediamo se ce la facciamo in queste due. E tiro il filo. Ok. Ora sopra alle due perle da 4 andremo a inserire una 15, due rocaille 11-0, una perla da 6. Se riesco a prenderla, ok, altre due rocaille 11-0 e un'altra 15-0, quindi questa sequenza qua, 15, 2, 11, una perla da 6, ancora 2, 11 e una 15, salto le perle e la super duo e mi vado ad inserire nella 11 e nella 15-0 dopo la seconda perla e tiro il filo. Ok, ripeto questo inserimento per tutto il giro. Completato anche questo passaggio, mi trovo ad uscire con il filo dalla rocaille 11-0 che precede il super duo, questa qua. Metto sul lago 2 11 e 2 15 e mi inserisco nel foro alto della super duo successiva e tiro il filo. Ora 2 11, scusate, 2 15 e 2 11 sul lago. E mi devo inserire nelle rocaille successive, quindi entro nella 11 e nella 15 e tiro il filo senza mettere niente sul lago. Ora ripasso in tutte le perline successive e mi porto sempre di nuovo ad uscire dalla 11-0 che precede le super duo e ripeto questo inserimento di due rocaille 11 e 2 15 e punto lago nel foro superiore della super duo, poi 2 15 e 2 11 e mi inserisco nelle rocaille successive e ripeto quindi questo passaggio per tutto il giro. Fatto anche questo passaggio, ora mi sono portata ad uscire dalla rocaille 11 0 dopo la perla da 6, in questa, metto sul lago un mezzo cristallo e mi devo inserire con lago non nella prima 11 0 che trovo, ma nelle due dopo, in queste due. E tiro il filo senza mettere niente sul lago. Ora ripasso nelle 15-0 e mi trovo praticamente ad uscire sopra alla super duo. Ed ora, visto che siamo in prossimità appunto di una super duo, facciamo il cappietto dove poi metteremo anellino e perno. Quindi metto sul lago 6 rocaille 15-0, salto la super duo e mi inserisco nelle 2 15 successive e anche nelle 2 11 e tiro il filo.
Quindi sono pronta di nuovo, come di qua, a inserire il mio mezzo cristallo. Quindi prendo un mezzo cristallo sul lago e mi devo inserire nella 11 che precede la perla, nella perla e nella 11 che la segue. Così. E tiro il filo. Ok. Adesso di nuovo sto uscendo dalla 11.0, quindi metto sul lago un mezzo cristallo e mi devo inserire non nella prima 11 che trovo, ma nelle due successive e tiro il filo. Ora, senza mettere niente sul lago, ripasso nelle perline successive e mi porto ad uscire dalla seconda rocaille 11.0 e ripeto per tutto il giro l'inserimento dei mezzi cristalli. Ovviamente una volta terminato il giro mi sono trovata in prossimità di nuovo del cappietto, quindi sono ripassata un po' di volte all'interno delle rocaille che formano appunto il cappietto per renderlo più stabile e più sicuro, e poi mi sono portata ad uscire con il filo dal primo mezzo cristallo dopo. Ora metto sul lago 7 rocaille 15.0 e mi devo inserire nel foro inferiore di questa super duo qua, quella che sta praticamente sotto alle perle da 4, in questa, e tiro il filo. Di nuovo metto sul lago 7 rocaille 15.0, 7, e mi devo inserire nel mezzo cristallo successivo, in questo qua, e tiro il filo. In questo modo si viene a formare questa decorazione sotto alla perla da 6. Ora, senza mettere niente sul lago, ripasso nelle perline successive e mi porto ad uscire dal mezzo cristallo dopo. Magari rifacciamolo insieme, quindi passo in tutte le perline successive, rocaille, super duo, ancora rocaille, ed esco dal mezzo cristallo esattamente come prima. Quindi di nuovo metto sul lago 7 rocaille 15.0, 5, 6 e 7, e mi inserisco sempre nel foro inferiore di questa super duo qua e tiro il filo. Ok, altre 7 rocaille 15 sul lago, 6 e 7, e mi inserisco nel mezzo cristallo successivo e tiro sempre bene il filo. Bene, ora ripasso nelle perline successive e come prima mi porto sempre ad uscire dal mezzo cristallo dopo e ripeto questo inserimento di 7 rocaille prima della super duo e altre 7 rocaille dopo la super duo per tutto il giro. Ok, ho chiuso il lavoro, poi ho inserito anellino e messo i pernetti, e questi sono i nostri orecchini terminati. Cosa ne pensate? Vi piacciono? Non vi piacciono? Vi raccomando, se li rifate taggatemi o comunque fatemi vedere le vostre versioni, che mi fa sempre un sacco piacere, lo sapete. A proposito, visto che mi chiedete spesso dove mandarmi la foto delle vostre versioni, vi ricordo che trovate tutti i link dei miei social, della mia pagina Facebook, della mia pagina Facebook e del mio Instagram nel box di informazioni qua sotto al video. E vabbè, poi ci sono i link del mio negozio Etsy, delle creazioni anche degli schemi. Trovate sempre tutto nell'info box. Niente, vi mando un bacione enorme, vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!